Eccoci qua. Iniziamo la diretta sugli angeli e gli arcangeli, messaggi speciali per voi. Benvenuti su Vridich. Attendo che vi collegate. Tanto io sono Paola Musa, molti di voi sicuramente mi conoscono e altri un po' meno. Allora, vediamo, non vi vedo ancora perché sono entrata. Ecco, sì, adesso sì. Ciao a tutti, ciao Giovanna. Allora, benvenuti, benvenuti, eccoci. Attendiamo ancora qualche secondo, così si collegano anche alle altre persone. Intanto grazie per dedicarmi il vostro tempo prezioso. Benvenuti a tutti quanti. Siete pronti per ricevere questi messaggi meravigliosi dagli angeli e gli arcangeli? Vi farò scegliere a voi qua a chi volete la preferenza. O l'Arcangelo Gabriele, o l'Arcangelo Michele, o l'Arcangelo, no, facciamo anche il vostro angelo. Naturalmente dovete scrivere nei commenti qual è la vostra preferenza, così io poi incomincio, sfruttiamo al massimo quest'oretta in compagnia degli angeli, degli arcangeli. Se vi vedo scrivere, allora, tanto riesco a leggere i vostri commenti, è già qualcosa, mi sentite bene? Sentite bene anche la mia musichetta bella degli angeli? L'Arcangelo Michele, Ilaria Martis. Ecco la prima che ha scritto Raffaele. L'Arcangelo Raffaele non ce li ho le carte, non le hanno ancora fatte, però ti posso magari dare un messaggio dagli altri arcangeli. Allora, io intanto inizio con Ilaria Martis, l'Arcangelo Michele. Vediamo l'Arcangelo Michele che cosa ha da comunicarti a te, Ilaria Martis. Vediamo. Aspettate un attimo perché sennò mi sfuggono i vostri commenti e per recuperarli è impossibile. Aspettate, mi raccomando. Allora, Ilaria, per te dall'Arcangelo Michele che cosa vuole comunicare? Vediamo cosa ti dà come messaggio. Eccolo qua, il primo. Allora, l'Arcangelo Michele ti dice che tu sei una persona dolce e in alcuni momenti hai proprio bisogno di coccole, di carezze, di sentirti amata, ma soprattutto di essere circondata dalla luce dell'Arcangelo Michele. Ci sono dei momenti in cui tu dai tanto di te, dai anche come energie, sicuramente sei una che ha queste energie nelle mani, perché mi fanno vedere proprio l'energia delle guarigioni energetiche. Quindi sei una persona molto integra, ma quando ti dice l'Arcangelo Michele, hai anche te bisogno di queste energie, di questa luce energetica, fatela da donare, perché anche tu ogni tanto hai bisogno di questo. Wow, l'Arcangelo Michele ti sta prendendo per mano e ti dice: sei sulla strada giusta, vai avanti perché hai bisogno proprio di essere incoraggiato dall'Arcangelo Michele. Hai bisogno di sentirti al sicuro,
hai bisogno di farli questi cambiamenti importanti, quindi sei già sulla strada giusta e attraverso l'aiuto dell'Arcangelo Michele ti porterà in questa strada. E ricordati che la protezione dell'Arcangelo Michele è sempre, 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 quando tu la chiedi, vicino a te, quindi protetta e amata. Grazie, grazie Ilaria, che confermi. Già. Allora, adesso andiamo a prendere un altro nome perché mi sono già sfuggiti. Antonella Dintino. Antonella Dintino Michele, anche lei. Antonella Dintino. Vediamo, per te Antonella, che cosa ti arriva? Angela, devi scrivere la preferenza oppure saranno gli angeli a darti un messaggio. Allora, Antonella Dintino per te dall'Arcangelo Michele. Wow, qua l'Arcangelo Michele ti fa vedere proprio i dettagli collegati allo scopo della tua vita, alla tua esistenza, e ti dice che tu devi proprio raggiungere questi obiettivi e lui ti guiderà con chiarezza, ti aiuterà proprio ad agire e ti dice ci sarà un percorso migliore per te e sarai veramente soddisfatta anche professionalmente. Però l'Arcangelo Michele ti dice ricordati che i pensieri devono essere sempre positivi perché creeranno risultati positivi. Wow, sei circondato dall'amore eterno e quest'amore lo senti proprio che ti porta anche attraverso di te a esprimere quest'amore, quindi ricordati di questo. Allora, vediamo chi c'è ancora. Scrivete la preferenza o l'Arcangelo Michele o l'Arcangelo Gabriele o il vostro angelo, la preferenza se volete, se no sarò io a darvi un consiglio dagli angeli. Allora, vediamo. Arcangelo Michele, mi è sfuggita la persona. Claudia Repetto. Allora, Michele, anche per te Claudia Repetto, vediamo che cosa ti comunica e che consigli ti vuole far ricevere a te Claudia Repetto l'Arcangelo Michele. Mi raccomando, se avete già ricevuto messaggi, lasciate anche spazio alle persone che invece non hanno ricevuto. E tra un pochino vi darò la possibilità di scegliere i tre mazzi. Allora, Claudia, ripeto, per te dall'Arcangelo Michele. Consiglio importante è quello di scrivere i tuoi pensieri, le tue emozioni, tutto quello che ti arriva da dentro, portalo all'esterno attraverso la scrittura, perché ti dice che tu sei una persona molto creativa e hai bisogno anche di chiarire con te stessa quello che provi, quello che senti. Quindi ti arriveranno anche delle verità, delle conoscenze. E poi ti dice l'Arcangelo Michele la felicità e la guarigione per te attraverso quello che tu provi e senti. Lascia andare però la paura, adesso ti dice l'Arcangelo Michele. Wow, avete visto una sfera di luce dietro? Wow, che bello! Bellissimo, bellissimo. State attenti sopra la mia testa, perché stanno volando le sfere di luce. Allora, ti dicevo di lasciare andare la paura adesso, perché attraverso il lasciare andare puoi liberarti e praticamente lasciare andare anche i pensieri tristi, quelli che non ti fanno star bene. Un altro consiglio
quello che attraverso la sua protezione l'Arcangelo Michele ti porta a quest'aiuto, e tu ricordati che comunque devi ringraziare non solo l'Arcangelo Michele, ma anche il fatto che hai l'assistenza dal cielo attraverso l'aiuto dell'Arcangelo Michele. Wow, quanti bei consigli! Claudia Cappassonni, prima volta che scrivo a te un messaggio. Claudia, va bene. Allora, Grappa Sonni. Allora, per te Claudia, vediamo da chi ti faccio ricevere un messaggio. Mi viene da dartelo dall'Arcangelo Gabriele, perché non hai iscritto la preferenza. Allora, vediamo l'Arcangelo Gabriele per te, Claudia. Eccolo qua, il primo consiglio. Allora, non so se tu sei un insegnante, perché qua vedo proprio che tu hai una vocazione e sei molto portata ad insegnare ai bambini, non so se sono anche un pochino più grandicelli, magari scuola elementare, però questo è quello che tu sai fare meglio. Vai avanti, ti dice l'Arcangelo Gabriele, perché ci possono essere dei momenti in cui tu magari hai delle delusioni o hai delle aspettative un po' troppo elevate. Quindi, se hai dei progetti collegati proprio a questo tuo desiderio di insegnare, mettici tante emozioni, ti dice l'Arcangelo Gabriele, mettici veramente delle bellissime emozioni. Ok, ti dice anche che tu hai dei momenti in cui ti senti fragile fisicamente, però ti arrivano anche delle bellissime ispirazioni, perché hai delle grandi saggezze dentro di te. Quindi concentrati, ti consiglia l'Arcangelo Gabriele sulle tue priorità, ok? Bellissimo consiglio questo. Allora, Daniela Turri, io non posso, Daniela. Non si può dare dei consigli, dei messaggi riguardo alla salute, però posso sicuramente darti invece un consiglio attraverso l'Arcangelo Michele su come affrontare questa situazione che hai con tuo figlio, Daniela Turri. Mi sei sfuggita però, ui, no, ti prego, dove sei? Ecco qua, Daniela. Allora, vediamo cosa ti consiglia l'Arcangelo Gabriele, riguardo a tuo figlio, che cosa puoi fare te per aiutarlo, per sostenerlo, ma soprattutto per sostenere anche te stessa, eh? Allora, Daniela, vediamo cosa arriva per te. Dice l'Arcangelo Michele che devi scrivere quello che senti, le tue emozioni, perché attraverso questo puoi sentirti un pochino più lasciare andare, proprio lasciare andare queste emozioni. E poi ti arrivano anche diciamo, dei pensieri, ti arrivano anche dei sentimenti dall'alto, eh? Qua mi fa vedere di stare il più possibile a contatto con la natura per poterti ricaricare, perché anche tu hai comunque poca energia, quindi per poter stare vicino a tuo figlio hai bisogno anche di ricaricarti, quindi stai il più possibile a contatto con attraverso la natura. Allora, qua mi dice che già l'Arcangelo Michele ti aiuta, ti sostiene, ti protegge tuo figlio,
devi solamente ascoltare quello che senti e rispettali, fidati, dice l'Arcangelo Michele. Ti aiuta a capire, a esprimere le tue emozioni, a tirarle fuori con amore e soprattutto a donarle a tuo figlio. La protezione, eccola, lo scudo di luce che vi protegge. Quindi invoca l'Arcangelo Michele perché sia te che tuo figlio avete bisogno della sua protezione. Ok, Daniela Turri? E adesso andiamo a far scorrere un'altra sfera di luce, l'avete vista? Oltretutto mi prude il naso, quando mi prude il naso è perché ci sono proprio le guide. Guardate la luce. Ogni tanto si accende un po' di più, si illumina. Allora, spero che avete visto anche voi questa sfera di luce bellissima. Sabrina Agostini. Allora, Sabrina Agostini, l'Arcangelo Michele anche per te. Wow, che bello l'Arcangelo Michele. Ah, ti prego. Prurita il naso. Allora, Sabrina Agostini. Ecco. Ti dice l'Arcangelo Michele. Ci sono delle situazioni nella tua vita in cui richiedono di metterci un po' il senso dell'umorismo, cioè di essere un pochino più, accettarli con allegria, con diciamo con di essere un pochino più spensierata, eh? Ok? E ti dice anche che sei già sulla strada giusta e che lui ti sta prendendo per mano per portarti proprio a compiere questi cambiamenti che stanno per iniziare, per portarli avanti con coraggio e con tranquillità. Sei un pochino troppo severa con te stessa, ti dice l'Arcangelo Michele, quindi cerca di essere un pochino più dolce, perché con gli altri tu riesci ad essere più compassionevole, con te stessa invece non riesci. Quindi lascia andare i sensi di colpa e ti dice tutto questo ti porterà ad avere una pace interiore duratura. Ah, mamma mia. Ci siamo, eh? Allora, Sabrina Agostini l'abbiamo detto, adesso torniamo un po' indietro. Silvia Costanzo. Silvia. Allora, anche per te l'Arcangelo Michele, che cosa ti vuole comunicare? Silvia Costanzo. 28:10-71. Ecco un'altra sfera di luce, guardate, guardate, guardate. Guardate sopra la mia testa, concentratevi, eh. Sopra il quadro, questo qui è l'Arcangelo Michele, eh. È stato dipinto da una signora veramente bravissima. Guardate, guardate che bello! Spero che riuscite a vederle anche voi. Concentratevi sopra la mia testa, eh. Bellissimo, bellissimo, ci sono le sfere di luce. Allora, Silvia Costanzo, dall'Arcangelo Michele, un consiglio. Vediamo cosa arriva, Silvia. Eccone un'altra. No, adesso mi distraggo. Sono troppo contenta, aiuto, che bello. Benissimo. Allora, Silvia, per te l'Arcangelo Michele, un consiglio è quello di stare il più possibile a contatto con la natura, perché senti anche le voci degli angeli. Se stai attenta, riesci a sentire le voci degli angeli, perché ti carichi, ti ricarichi, ti senti anche più energica. Ok, ci sono tante possibilità per te. E ti dice l'Arcangelo Michele che ti guiderà per poter scegliere al meglio
e per raggiungere tutto quello che tu stai chiedendo, quindi la salute, la felicità e soprattutto capire qual è lo scopo della tua vita. Lascia andare la paura adesso, anche per te l'Arcangelo Michele ti dà questo consiglio importante, perché hai troppi pensieri che non sono puliti e quindi bisogna lasciarli andare. Quando si lascia andare la paura, arrivano anche praticamente le soluzioni, si riesce anche a capire molte cose che magari con questi pensieri tristi, dannosi, non ti fanno star bene, ok? Quindi lascia andare la paura, chiedi proprio all'Arcangelo Michele. Allora, Silvia Costanza l'abbiamo detta, l'abbiamo... Allora, Marisa Vergara, Marisa. Il tuo angelo. Io me la scrivo perché sennò mi dimentico. Allora, qualcuno sta mandando dei messaggi sul mio gruppo che non c'entra niente. Marisa, hai detto al tuo angelo, benissimo, vediamo. Ciao Daniela Tiburzi, il tuo angelo custode, vediamo cosa arriva per te. Vedo tante persone nuove, benissimo. Allora, guardate, mi raccomando, sopra la mia testa, così riuscite a vederle anche voi, le sfere di luce. Allora, Marisa, il tuo angelo. Allora, non so se tu fai già yoga, però ti dice il tuo angelo che hai bisogno proprio di liberare la mente, di aprirti mentalmente e soprattutto per trovare la pace mentale e soprattutto per la crescita spirituale. Questo momento è proprio bisogno di stare in un momento di pace e se riesci a fare lo yoga ancora meglio, se lo fai già. Allora, ti dice anche il tuo angelo che tu non devi smettere di avere fede, quindi abbi fede e speranza perché c'è qualcosa di positivo e di nuovo all'orizzonte che non riesci ancora a vedere. E l'angelo Isabella ti dice invece che sei pronta anche per avere delle nuove avventure, per avere qualcosa di importante. Devi solamente avere delle aspettative positive perché ci sarà per te un esito felice. Allora, Morena Cavarocchi, Morena, di nuovo un altro messaggio. Allora, vabbè, Morena, non hai scritto la preferenza, allora saranno gli angeli a dartela. L'Arcangelo Gabriele per te, Morena, Vediamo cosa arriva. Morena Cavarucchi. Ti consiglia l'Arcangelo Gabriele di stare attenta ai tuoi sogni perché ti arriveranno dei messaggi molto particolari, delle risposte importanti. Se per caso non te le ricordi, scrivi lo stesso qualcosa, perché alla fine il tuo inconscio ti porta a delle diciamo dei flash che ti arriveranno, quindi stai tranquilla, l'inconscio li custodisce. È importante, ti dice l'Arcangelo Gabriele, che tu ti prenda cura di te stessa, quindi dedicare del tempo a te stessa perché ti fa star bene, perché ti dà nuova energia,
Quindi trovalo il tempo anche per leggere un libro, anche per stare un po' tranquilla con te stessa. Arriverà vicino a te un professionista che ti aiuta a realizzare un progetto creativo. Quindi questo professionista ti porterà questo aiuto molto molto importante. Allora vado avanti, perché mi si è bloccato tutto qua. Daniela Tiburzi, ciao anche per te, Daniela. Non hai scritto la preferenza, allora vediamo l'arcangelo Gabriele. Me lo scrivo. Allora, Daniela Tiburzi, per te dall'Arcangelo Gabriele, che cosa ti arriva come messaggio, che cosa ti vuole comunicare l'Arcangelo Gabriele? Che cosa ti vuole comunicare l'Arcangelo Gabriele? Ecco un'altra sfera di luce, state attenti perché è sopra. Eccola, eccola, ecco un'altra, bellissimo. Wow. State attenti, perché sopra la mia testa volano, queste belle sfere di luce. Sono velocissime. Allora, Daniela Tiburzi, vediamo anche per te. Wow, qua mi dice che tu sfrutterai al massimo i mezzi di informazione perché raggiungerai veramente tantissime persone che saranno. Ti daranno veramente tanta soddisfazione. Vediamo cosa arriva ancora. Però ti dice anche non scendere a compromessi perché le tue idee sono bellissime. Resta fedele a te stessa, ascolta la tua voce interiore e fidati di lei e seguila. Vediamo l'ultimo. Non ci saranno più ostacoli per te, Daniela. Quindi se ci sono state delle difficoltà, se ci sono state delle paure, saranno eliminate. L'aiuto dell'Arcangelo Gabriele ti porterà proprio a lasciare andare tutto quello che prima ti portava veramente dei blocchi. Guardate le sfere di luce oggi, veramente sono circondata da... Ah, che bello, mi sto emozionando tantissimo, poi va a finire che... Ciao, Katia, c'è la Katia. La mia collega degli angeli. Allora, Gabriella, ho visto, mi sono segnata anche Gabriella Stefanescu, che anche te vuoi un consiglio dall'Arcangelo Gabriele. Allora, Gabriella Stefanescu, mi raccomando, guardate sopra la mia testa, concentratevi perché le sfere di luce oggi ci fanno compagnia. Gabriella Stefanescu. Anche la luce, eccole un'altra, eccole un'altra. Wow, che bello. Allora, Gabriella Stefanescu, parte dall'Arcangelo Gabriele. Qua mi dice che tu hai tanti desideri che li devi tirare fuori, però devi essere chiara sia con te stessa che con Dio e soprattutto con gli altri, quindi non ci devono essere equivoci riguardo a quello che tu stai desiderando. Quindi ricordati che quando tu li chiedi anche attraverso le preghiere, ti arriveranno subito, saranno esauditi queste preghiere. Ci sono dei momenti in cui tu hai bisogno di essere motivata, di trovare l'entusiasmo, soprattutto riguardo a dei progetti o a un progetto in particolare. Quindi l'Arcangelo Gabriele ti aiuterà ad essere più motivata quando tu glielo chiedi. Vai avanti perché ci possono essere magari delle piccole delusioni. E quando succede questo, ti dice l'Arcangelo Gabriele, mettici energia positiva, soprattutto riguardo a questo progetto che è veramente importante per te. Quindi delle belle emozioni,
dove tu fai sentire proprio queste energie, queste emozioni per alimentare questo progetto creativo, eh? Quindi ricordati di ascoltare questi consigli dall'Arcangelo Gabriele. Morena Bordoni, Morena. Allora, Morena, però non riesco a leggere un messaggio niente, non va su. Eccolo, messaggio dal mio angelo. Ok, Morena. Tra un pochino vi faccio scegliere i tre mazzi, così tutti quanti che siete collegati avete la possibilità di fare una domanda. Allora, Morena, per te un messaggio dal tuo angelo, che cosa ti comunica in questo momento, eh? Morena. Vediamo cosa arriva. Allora, il tuo angelo ti dice che in questo momento sei arrivata proprio a un ciclo, alla fine di un ciclo della tua vita. Quindi hai bisogno proprio di invocare gli angeli perché hai bisogno di essere consolata, aiutata. Ci saranno dei passi da fare, passi importanti, e ricordati che attraverso questo aiuto degli angeli ti attende veramente tanta felicità. Quindi, anche se sei arrivata a un bivio della tua vita, adesso stai per iniziarne un'altra. Qua vedo anche dei bellissimi delfini, il mare, le palme, quindi l'estate che sta arrivando è tutta per te per iniziare un nuovo ciclo della tua vita. E in effetti, qui c'è anche l'aiuto. Attraverso l'aiuto dell'arcangelo Uriel, che ti dice che ti porta a lasciare andare delle emozioni che magari ci sono ancora dentro di te. Quindi, se c'è la rabbia, se c'è questa incertezza riguardo al non perdonare le persone o anche te stessa, non è detto, eh. Quindi ricordati che l'aiuto anche dell'arcangelo Uriel ti porterà a lasciare andare tutte queste emozioni che non ti servono, basta, lasciale andare. Wow, qua mi fanno vedere che tu sei un maestro spirituale, che sei in grado di dare consigli agli altri e di aiutarli a riscoprire i loro doni, quindi spirituali. Questa è la tua missione, ti dicono, ti dice il tuo angelo, quindi. E la tua missione soprattutto aiuterai le persone a capire quale sarà la missione della loro vita. Non so se ti risulta questo. Mi raccomando, scrivetemi anche se sto dicendo delle cose che vi risuonano. Allora, passiamo invece adesso. Bevo prima un po' d'acqua. Allora, passiamo alla scelta dei tre mazzi. Io inizierei con gli angeli dell'abbondanza o magari i rami angelici oppure, allora, oppure vediamo. Sì. Facciamo anche il vostro angelo, eh? Ok? Allora iniziamo. Chi sceglie il mazzo degli angeli d'abbondanza, bisogna fare un bel respiro profondo e concentratevi sulla domanda. Se volete scrivere anche sui commenti qual è la vostra scelta del mazzo, ancora meglio. Allora, iniziamo con gli angeli d'abbondanza. Chi sceglie questo mazzo, fatti una domanda, anche mentalmente se volete.
fate un bel respiro profondo, mi raccomando, continuate a guardare sopra la mia testa perché le sfere di luce oggi veramente sono tantissime, piccoline però si fanno vedere e volano in alto, volano in alto. Allora, gli angeli dell'abbondanza. Fotografando la luna mi è apparso l'arcangelo Michele. Tina, wow, mamma mia, che brividi, che brividi. Mi è arrivato un calore sul viso quando ho letto il tuo commento. Allora, chi ha scelto gli angeli dell'abbondanza? Allora, gli angeli dell'abbondanza, intanto ti dicono che tu che stai chiedendo il loro consiglio attraverso la domanda che stai facendo, ti fanno ricevere delle idee illimitate, perché ti dicono gli angeli dell'abbondanza che la sorgente ha queste, è infinita, quindi arrivano idee che non hanno mai fine. E queste idee ti porteranno prosperità, e gioia soprattutto. Quando ti arriveranno sarai talmente contento o contenta che farai dei salti di gioia. Quindi devi essere centrata riguardo a queste idee che ti arrivano e agisci seguendo la guida del cielo. Vediamo cosa arriva ancora. Abbondanza inaspettata per te che hai scelto questo mazzo meraviglioso degli angeli dell'abbondanza. E può arrivarti, ti dicono gli angeli dell'abbondanza, questa abbondanza in modo inaspettato, ma potrebbero arrivarti anche da sostegni per poter portare avanti lo scopo della tua vita o per stare meglio, magari per la salute o per le opere di beneficenza. Quindi abbondanza in svariate forme e saranno inaspettate, arriveranno veramente, non c'è bisogno di aspettare Natale, qua proprio mi fa vedere Babbo Natale, quindi non c'è bisogno di aspettare Natale perché stanno arrivando, soprattutto quando metti in atto queste idee meravigliose. Mio naso continua a prudermi e vabbè, le mie guide sono così, fanno i dispettini. Allora, e poi un altro consiglio è quello di attrarre e non inseguire. Qualunque cosa, persona che tu insegua scapperà nella direzione opposta, spinta dalle paure alla base dell'energia e dell'inseguire. Quindi attrarrà invece ciò che desideri emanando amore, gratitudine e un'energia di accoglienza. Queste per te che hai scelto il mazzo degli angeli dell'abbondanza. Allora, i reami angelici, tu che hai scelto il mazzo degli i reami angelici, guardate che meraviglia. Fai una domanda, fai un bel respiro profondo e anche mentalmente puoi fare, ciao Katia, puoi fare una domanda. Allora, un bel respiro profondo, vediamo cosa arriva dai reami angeli. Guardate le sfere di luce, volano proprio velocissime, sono proprio veloci. Allora, tu che hai scelto i reami angelici, vediamo cosa arriva come risposta. Bellissimo quando si fanno vedere. Eccole un altro, che bello, mamma mia, eccola. No, mi emoziono troppo. Spero che anche voi le state vedendo, tanto questa diretta rimane, questo video rimane registrato, quindi potete magari andare a vederle poi con tutta calma.
Allora, è importante, vi dicono i rami angelici, di stare il più possibile a contatto con la natura, o abbracciare un albero, oppure nuotare nel mare, perché è come se voi vi ricaricate, ma allo stesso tempo se state magari in un momento che il vostro fisico si è un pochino appesantito, vi aiuta proprio a guarire, a stare bene, a rivitalizzarti, vabbè, quella roba lì. Aiuto, e quando io mi emoziono non riesco a parlare. Comunque, connettetevi con la natura, sia che siano gli alberi, sia che sia il mare, state il più possibile a contatto con la natura. Allora, qui c'è un conflitto familiare da risolvere, vi dicono i rami angelici, ma siete voi che riuscite a portare la luce. Riguardo a questo conflitto, riuscite ad aiutare i vostri familiari, a guidarli attraverso il perdono e l'empatia. C'è anche l'aiuto dell'Arcangelo Michele qui per guarire il karma ancestrale. Vediamo cosa arriva ancora. Se allora chi ha scelto questo mazzo degli rami angelici vi dicono: ricordati di proteggere la tua indipendenza. Se ci sono degli attaccamenti malsani, bisogna lasciarli andare. Quindi, per poter creare la tua vita come la vuoi tu, lascia andare questi attaccamenti malsani. Gli angeli ti sostengono nel tuo cammino, ok? Bellissimo per chi ha scelto questi rami angelici. Ascolta il tuo angelo per te che hai scelto questo mazzo, fai un bel respiro profondo e ascolta la risposta che ti arriva alla tua domanda, eh? Il tuo angelo, vediamo cosa arriva. Allora, vediamo cosa arriva. Eccolo qua il primo consiglio dal tuo angelo. C'è una situazione da risolvere, però è come se una delle due persone deve cercare di essere un pochino più comprensivo, più compassionevole. Anche perché nessuno può leggere nei pensieri dell'altro, quindi cercare anche di tirar fuori quello che si sente, quello che si prova. Quindi Grazia e Antonietta sono questi angeli meravigliosi che ti aiutano a poter esprimere per risolvere questa situazione. L'angelo Teresa, che cosa ti dice? Che è arrivato il momento di prenderti una pausa tutta per te, perché hai bisogno proprio di dedicare anche del tempo a te stessa. Quindi dedichi troppo tempo agli altri e adesso è arrivato il momento proprio di prendere questa pausa tutta per te, per curare il tuo corpo, per fare qualcosa che ti piace, quindi per coccolarti. Questo è l'angelo Teresa che te lo consiglia. Allora, ci sono dei desideri che state chiedendo, ma è come se c'è un piccolo, diciamo, un piccolo intoppo da superare. Potrebbe essere magari un momento dove ci saranno altre possibilità. Quindi, se magari questi desideri non si riesce a realizzare, stai tranquillo, tranquilla, perché saranno gli angeli a guidarti, a consolarti, a confortarti, ma allo stesso tempo ti dicono ci saranno altre possibilità, ok? Quindi chiedi al tuo angelo che ti sostenga in questo momento riguardo a quello che stai chiedendo. Allora, Roberta Ingordino, Roberta,
Allora, vediamo cosa arriva per te, Roberta. Allora, ti dice che fai fatica a trovare. No, mi sei scappata. Vabbè, intanto ho scritto il tuo nome. Vediamo, Roberta, da chi lo chiediamo? Mi viene da chiederlo all'Arcangelo Gabriele, per te, Roberta, Engordino. Va via la voce. Vediamo cosa arriva, Roberta. Eccoti. Interiore, presa sempre da, non riesco a leggere, magari quando sale un po' su. Vediamo cosa ti arriva dall'Arcangelo Gabriele, Roberta Engordino. Vediamo, Magari dall'Arcangelo Michele. Ah, ecco, beh, non l'ho visto che cercavi l'Arcangelo Michele. Io sono andata a prendere l'Arcangelo Gabriele per te. E Roberta, che cosa ti consiglia l'Arcangelo Gabriele? Che devi stare tranquilla perché stai per essere apprezzata per tutte le cose belle che sai fare, quindi sarai più considerata, e questo che ti porta anche ad essere un pochino insoddisfatta, quindi perché hai bisogno anche di essere riconosciuta. Qua mi fa vedere l'Arcangelo Gabriele che tu potresti anche farti conoscere, far conoscere la tua creatività. Non so se tu sei un artista, quindi essere apprezzata proprio riguardo a questo, a quello che tu sai fare. Vai avanti, ti dice l'Arcangelo Gabriele, perché anche se magari ci sono state delle delusioni, cerca di metterci. Allora, qui c'è la pubblicità, ci interrompe. Ok. Ok. L'ho mandato indietro perché così la pubblicità non si fa sentire. E dicevo, Roberta, che per poter essere un pochino più tranquilla, per sentirti un pochino più devi metterci le emozioni quando hai voglia di farti riconoscere, di essere più apprezzata. Le cose che sai fare le sai fare bene, ti dice l'Arcangelo Gabriele, però ci devi mettere le tue emozioni, le cariche, proprio l'energia, la gioia in quello che vuoi fare. È questo che devi fare. Il consiglio è questo. Il consiglio è questo qua. Allora, Marilena Di Vito. Allora, non hai chiesto preferenze, però noi le andiamo a chiedere al tuo angelo, va bene? Marilena Di Vito, per te, dal tuo angelo, Marilena Di Vito. Allora, ogni tanto tu hai delle paure, soprattutto in casa, e ti dice il tuo angelo che devi stare tranquilla perché sei protetta. Se sono successe alcune cose nel passato che ti portano ancora ad essere un pochino impaurita, stai tranquilla, chiedi al tuo angelo di questa protezione che veramente ti fa stare più tranquilla. Rilassati, ti dice, sei al sicuro. Ci sono state delle delusioni anche per te, ma queste delusioni, forse perché ci hai messo troppe aspettative, ti dice il tuo angelo, però io ti voglio consolare, ti voglio aiutare, ti voglio guidare. Chiedi il mio aiuto e vedrai che
tutto comincerà un pochino ad andare per il verso che tu desideri. Però ti dice anche il tuo angelo che sei proprio giunta al momento di chiudere un ciclo della tua vita, ma ne stai un'altra sfera, ma ne stai per aprire uno nuovo dove ti porterà la felicità. Quindi ascolta il tuo angelo, chiedi il suo aiuto, perché dovrai fare i primi passi per andare verso questa felicità che ti attende. Allora, chi c'è ancora? Ma facciamo scorrere. Lorena Comino. Un messaggio sul lavoro, no? Allora, lo chiediamo all'Arcangelo Gabriele, Lorena, visto che vuoi un messaggio sul lavoro, perché l'Arcangelo Gabriele porta comunque dei buoni consigli collegati anche al lavoro. Allora, Lorena, vediamo cosa arriva. Che bella! Avete visto questa sfera di luce enorme? Non era così piccola, come le altre. Continuate a guardare, mi raccomando, guardate, io mi sento un pochino tutta aperta, tutta scandalosa. Allora, Lorena Comino, per te dell'Arcangelo Gabriele, vediamo riguardo al lavoro, Sì, ti consiglia proprio di usare il più possibile i mezzi di informazione per raggiungere tante persone. Quindi potrebbe essere anche che tu attraverso il computer potrai lavorare e devi sfruttare i mezzi di informazione, i mass media, Wow, che bello, qui c'è la tua guida divina che ti sta inviando dal cielo delle risposte proprio belle, risposte importanti che tu hai chiesto attraverso le preghiere collegate proprio al lavoro, Però, ti dice l'Arcangelo Gabriele, permetti a te stessa di ricevere, apri le braccia ogni volta che tu chiedi qualcosa, soprattutto se riguarda lavoro. Chiedi e ti arriveranno queste benedizioni che Dio ti sta inviando attraverso l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele. E non ci saranno più ostacoli, lascerai andare le paure, tutto andrà per il verso giusto, stai tranquilla, ok? Allora, Emilia Nappo, per te Emilia Nappo, vediamo anche per te dall'Arcangelo Gabriele, perché non vedo la preferenza. Mi raccomando, concentratevi sempre sopra la mia testa, perché lì, eccola, che bello, che bello, che bello, quante sfere, wow, bellissimo. Emilia Nappo, le state vedendo anche voi, penso, Perché vedo i cuoricini. Ditemi di sì che le state vedendo anche voi. Allora, Emilia Nappo, per te dall'Arcangelo Gabriele. Mi emoziono, poi non riesco a capirci più niente. Anche per te, il consiglio è questo, di unirti a un gruppo di artisti dove ci saranno persone che sono in grado di aiutarti, di ispirarti, nasceranno delle bellissime amicizie, sarai sostenuta da questo gruppo di persone. Quindi un gruppo di persone che sanno creare, che hanno queste capacità artistiche, e ci sarà per te questo nuovo progetto dove attraverso un'idea meravigliosa la trasformerai in realtà. Vediamo cosa arriva ancora per te. Apri il cuore all'amore, ti dice l'Arcangelo Gabriele, perché attraverso il cuore
potrai manifestare tutto l'amore che hai dentro di te. Quindi l'energia fortissima che attraverso l'amore si può sprigionare e ti porterà a veramente ad essere realizzata e soprattutto a realizzare questo nuovo progetto. Quindi mettici il più possibile l'amore. Zarena Liva, Zarena. Allora, Zarena, anche per te, visto che non hai chiesto, lo chiediamo al tuo angelo, eh? Zarena, wow, quanti sei? 6666, mamma mia, quanti sei, wow. Mamma mia, ragazzi, vediamo cosa ti arriva dal tuo angelo, eh? Zarena Liva. Che cosa ti arriva dal tuo angelo? Eccolo. Allora, intanto ti dice il tuo angelo che se tu rispetti le indicazioni che ti porta il tuo cuore, ti praticamente arriveranno per te delle prosperità veramente enormi. E ti consiglia anche di prenderti cura di te stessa, perché quando ti prendi cura di te stessa, quando ti concedi qualcosa di piacevole, il tuo corpo praticamente lo sente tutto questo, sente che viene amato, e quindi fai qualcosa per te, ok? Wow, qui vedo anche la presenza dell'arcangelo Michele costantemente, anche se il tuo angelo ti dice non ci sono solo io, ma c'è anche l'aiuto dell'arcangelo Michele che ti porta a fare dei cambiamenti esistenziali e realizzare lo scopo divino della tua vita. Bellissimo, bellissimo. Allora, abbiamo ancora Federica Campagnoli, che mi hai detto che non riesci mai a ricevere un messaggio. Federica Campagnoli, ci sei? Dammi l'ok, dimmi di sì, perché se non ci sei, allora mi spiace per te, anche se te lo do, non lo senti. Allora, Federica Campagnoli, dimmi che ci sei. Vediamo, eh. Ah, ah. Io guardo in alto, perché voglio vedere ancora altre sfere prima della fine della diretta, eh. Allora, Federica Campagnoli, non ti vedo. Ah, vedo un cuoricino, forse sei te. Vabbè, intanto poi. Allora, per te, Federica Campagnoli, vedo un agente o un manager che ti aiuterà alla collaborazione riguardo a un lavoro importante, e vediamo cosa arriva. Però ti dice anche l'arcangelo Gabriele che è importante lasciare andare il bisogno di controllo, perché tu vuoi che tutto sia tutto perfetto. Invece l'aiuto di Dio, la saggezza infinita di Dio sapranno come risolvere tutto nei migliori dei modi, eh? Vediamo cosa arriva ancora. Una rinascita di vita per te, una nuova notizia, una buona notizia riguardo proprio a un progetto stimolante. Quindi sta già crescendo dentro di te, ma lo stai per portarlo all'esterno, eh? Quindi Federica Campagnoli, non ti vedo, non vedo il tuo commento, però io te l'ho dato. Se allora vediamo se c'è ancora qualcuno che non ha ancora ricevuto un messaggio. Giulia Fava, Giulia,
Allora, Giulia 26:12:74, per te lo chiediamo all'Arcangelo Michele. Giulia, lo chiediamo all'Arcangelo Michele. Giulia Fava. Giulia, sei sulla strada giusta, ti dice l'Arcangelo Michele, lui ti prende per mano per darti il coraggio, la sicurezza, per accompagnarti, perché ci saranno dei grandi cambiamenti di vita per te e non avrai più la voglia di fare dei passi indietro, perché con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele e Michele avrai la possibilità veramente di essere tranquilla, perché questa strada è già spianata e c'è proprio tanto amore intorno a te, l'amore eterno che ti porta a seguire e a ricevere. Quindi è come se tu lo ricevi questo amore, sei circondata da questo amore eterno, ma potrai anche praticamente donarlo. L'aiuto dell'Arcangelo Michele ti porta a lasciare andare una situazione che magari è difficile sostenere. E ti dice l'Arcangelo Michele: chiedimi aiuto e avrai la possibilità di trovare la pace in ogni momento della tua esistenza. Allora, l'ultima persona, perché ho finito in tempo. Passiamo, ecco, vediamo se riusciamo a trovare qualcuna. Dea 32 Ormas, Dea 32 Ormas, vediamo, non so se riesci a sentire anche per te dall'Arcangelo Michele, Dea, perché non hai scritto la preferenza e noi andiamo lo stesso a chiedere all'Arcangelo Michele. Speriamo che arrivino altre sfere di luce per darvi veramente sostegno, la chiusura di questa diretta. Grazie, grazie angeli e arcangeli, veramente. Allora, Dea 32 Ormas dall'Arcangelo Michele ti dice che devi restare focalizzata sui tuoi obiettivi. Ti aiuterà l'Arcangelo Michele proprio a raggiungere questi obiettivi e sarai veramente come se tu riesci a vedere dentro di te quali sono quelli adatti a te da raggiungere. Avrai questa guida per liberarti di ogni dubbio e da ogni paura. Quindi la sicurezza dell'Arcangelo Michele ti porterà ad agire per realizzare i tuoi sogni. Wow, qui ci sono anche gli angeli del cuore. Sarai circondata da questi angeli del cuore. Se tu non hai ancora un compagno, sta per arrivare per te attraverso l'aiuto degli angeli del cuore. E ricordati che la protezione in ogni angolo della tua casa sarà sistemato un angelo. Quindi per proteggerti chiedi all'angelo dell'abbondanza, all'angelo dell'amore, all'angelo qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa che tu abbia bisogno, hai un angelo in ogni angolo della casa. Spero di essere stata d'aiuto a tutti voi, mi raccomando, ringraziate sempre gli angeli e gli arcangeli, chiedete anche al vostro angelo custode di donarvi un sostegno, un aiuto, ma soprattutto un segno chiaro, come è stato dato a me oggi attraverso le sfere di luce. Se volete guardarvi un'altra volta la diretta, e state attenti proprio sopra la mia testa. Ok? Ci vediamo il 18 giugno per un'altra bellissima diretta con gli angeli e gli arcangeli. Chi invece vuole ricevere magari un consiglio, che ne so, un consiglio attraverso
in privato, diciamo, mi contattate su Message e ve lo darò. Un abbraccio, un bacio a tutti e grazie agli angeli e gli arcangeli. Un bacio, ciao a tutti.